Oh, buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi faremo una ricetta e parleremo del risotto con radicchio. Come si fa il risotto con radicchio? Allora, iniziamo subito a farlo. Intanto ci prepariamo 100 g di riso, prepariamo un padellino, io in questo caso metto il burro, ma per chi vuole può usare l'olio. Dopo abbiamo il brodo, acqua e dado. Allora, interrompo un attimo il video per dirvi che il brodo, cioè io uso acqua e dado perché essendo da solo a pranzo non mi metto a fare il brodo, che si può fare benissimo quando ci sono tante persone. Se lo fate, fa il padellone di acqua, comunque farò un video, una bella padella di acqua, mettete la cipolla a rosolare in una padella anche con la buccia, la tagliate a metà, mettete delle carote, basta solo anche lavarle o le pulite dalla buccia pelandole, del sedano, dell'alloro, dei gambi di prezzemolo, tutto ben lavato, un pizzico di sale nell'acqua e lasciate cuocere. Potete farlo sia vegetale che animale, cioè animale di manzo va benissimo, e o vegetale lasciate solo verdure, mettete dentro verdure tipo anche se volete anche due zucchine, o se no lasciate solo la cipolla, carote, sedano, alloro, gambi di prezzemolo, mettete anche del, se ce l'avete, del pepe nero in grani e basta. Diciamo, l'importante è che sia una cipolla di una buccia gialla, la fate rosolare in padella bene bene e dopo lo mettete nel brodo. Lo lasciate andare per 3-4 ore, si ridurrà un po', lo filtrate con del colino in un'altra padella e avete il brodo pronto. Lo potete conservare benissimo in frigo, vi durerà 4-5-6 giorni, dipende dal frigo e quante volte lo aprite. E è sempre comodo perché se dovete fare dei fondobruni, cioè sughi di carne, dei risotti e qualsiasi cosa, avete il vostro brodo tranquillo e beato. E vi potete fare anche una minestra col brodo fatto in casa. Perché ho visto che in un video che ho fatto del risotto alla parmigiana, ci sono sotto dei commenti che mi dicevano del brodo che uso il dado. Adesso che vi ho spiegato perché uso il dado e non faccio il brodo, perché essendo da solo io non mi metto a farmi il brodo. Andiamo avanti. Prepariamo un padellino con dell'olio e della cipolla tritata, il radicchio, e tra poco gratterò il grana e l'olio per la mantecatura. Allora andiamo a togliere le prime foglie del radicchio se sono brutte. Dopo, siccome io sono da solo, faccio una porzione piccola e taglio metà più un'altra metà e la mettiamo da parte. Togliamo il torsolo del radicchio e andiamo a tagliarlo abbastanza grossolano. Dopo sta a voi a decidere dai gusti se vi piace più grosso, vi piace fino, eccetera. Magari ne taglio ancora un po', perché tanto andando a cuocerne dopo non resta più nulla del radicchio. Ok, andiamo ad accendere il nostro olio con la cipolla e accendiamo il padellino dove c'è il burro per tostare il riso. Prendiamo anche il vino rosso per sfumare il riso. Facciamo rosolare bene la cipolla. In questo caso io nel risotto non metto la cipolla perché c'è già nel radicchio, se no il risotto andrebbe a sapere più di cipolla che di riso e radicchio. Andiamo a passare il nostro brodo perché bolle abbastanza forte, questo per intanto non ci serve così forte. Ok, una volta sciolto il burro o l'olio, dipende, potete farlo anche a secco, a me piace di più così, dipende dai vostri gusti. Lo facciamo tostare bene. Ok, teniamo sempre sotto controllo la nostra cipolla che non si bruci. Andiamo ad aggiungere il nostro radicchio che abbiamo tagliato prima. Ok, ci mettiamo un po' di sale, giusto per condire un po' il radicchio. Andiamo a saltarlo. Ok, mi raccomando, tenete sempre sotto controllo il riso che non vada a bruciarsi. Una volta tostato bene andiamo a sfumarlo con il vino, lo facciamo evaporare bene. Andiamo ad aggiungere un po' di acqua nel radicchio per cuocerlo. Ok, una volta sfumato il vino andiamo ad aggiungere del brodo. Ok,
e usiamo il nostro assistente vocale, come io in questo caso ho Hey Siri, timer 15 minuti. In questo caso 15 minuti perché? Perché nella confezione di questo riso qua sarebbe migliore usare il carnaroli, che è uno dei migliori risotti per fare il risotto, e che ci mette 12-13 minuti. Invece questo riso qua ci mette di più, perché ha un chicco molto più grosso confronto agli altri chicchi, e allora gli ho dato 15 minuti. Bene, adesso lo facciamo andare avanti. Mi raccomando, deve sempre bollire abbastanza forte. Se vedete che bolle troppo forte, mettete, riducete un po' il fuoco. Adesso andiamo sul nostro radicchio. Come avete detto, il radicchio ha già iniziato a perdere di volume. Se vi ricordate, c'era quasi piena la padella, adesso è rimasto praticamente nulla. Intanto andiamo a grattare il nostro grana per la mantecatura. Una volta che il nostro radicchio è cotto, lo tiriamo via dal fuoco. Mettiamo su un'altra padella che faremo le nostre fettine di vitello tipo scaloppina. Facciamo scaldare bene la padella, mettiamo dell'olio, andiamo a salare la nostra carne, gli mettiamo anche del pepe, intanto teniamo sempre sott'occhio il nostro risotto. Andiamo a prendere la farina e con l'olio bello caldo andiamo a poggiare le nostre fettine di vitello che devono friggere. Ok, quando andate ad adagiare la carne, mettetela sempre mai verso che schizzi l'olio verso di voi, ma sempre verso magari il muro, in modo da non bruciarvi. Andiamo ad aggiungere ancora del brodo nel nostro riso. Come vedete che la carne inizia ad abbronzarsi già dalle parti, vuol dire che è già pronta per essere girata. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo sul lavandino a scolare l'olio in eccesso e andiamo a sfumare con del vino bianco. Ok, facciamo evaporare il vino, andrà a crearsi una piccola cremina. Intanto al nostro risotto mancano 6 minuti. Ok, come vedete dalla carne sta iniziando a crearsi una piccola cremina. Ci mettiamo un po' di brodino. Lo lasciamo cuocere ancora un po' e dopo possiamo tirarlo via. Mi raccomando, la carne di vitello non lasciatela su tanto, sennò diventa dura come un muro. Perciò lasciamo ridurre ancora un po' il sughetto qua. Volendo potete usare anche un fuoco più grande, fare in modo che evapori velocemente il liquido. Usiamo ancora un po' di brodo nel riso, prendiamo il brodo, lo spostiamo a bruciarci e il riso lo facciamo andare avanti. Bene, tiriamo via la nostra carne e aspettiamo qua sarà il riso. Andiamo ad assaggiare un po' il nostro riso appunto, ok, siamo quasi pronti. Spegniamo, lo spostiamo dal fuoco e andiamo in mantecatura. Allora mettiamo del burro, del grana, il radicchio che abbiamo cotto prima, io lo metto tutto che mi piace. Andiamo a mescolare. Mettiamo del sale, del pepe e saltiamo il nostro risotto. Mettiamo ancora un po' di brodino, poco, perché è abbastanza giusto, diciamo, a livello all'onda. Un risotto all'onda è perfetto, non deve essere troppo brodoso, ma deve essere una cosa giusta. Ok? Perfetto, andiamo ad assaggiare il nostro risotto se va bene a livello di sale, pepe eccetera. Perfetto, prendiamo il nostro piatto, ci mettiamo una fogliolina di radicchio come guarnizione, se magari invitate amici eccetera. Andiamo con il nostro riso, io lo metto tutto, ok. Ci mettiamo un po' di grana ed ecco il nostro risotto al radicchio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi sui miei social Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a robifranchi. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ciao!